Sono domande che presuppongono la riapertura delle Naiadi. La prima è: c'è o no la delibera di giunta sulla tariffazione dell'uso delle piscine? Deve passare in giunta regionale, non l'abbiamo vista pubblicata, quindi assolutamente non c'è. La seconda: ci sono meno i fondi per gli interventi di manutenzione su queste piscine? Sono previste dalla delibera 120, ma non c'è nessun impegno di spesa. La terza è: FIRA per la gestione per 6 mesi delle piscine chiede 800.000 euro. C'è un piano per la gestione, non è stato ancora sottoscritto dal dirigente della Regione Abruzzo. Questo significa che fino a che questi 3 passaggi non ci saranno, non ci potranno essere le riaperture delle Naiadi, e quindi evitiamo di dare date farlocche che poi vengono spesso superate. Ragazzi che sono costretti ad andare fuori, spesso con orari veramente improbabili, con un grande sacrificio per loro e per le famiglie. Voglio ricordare che la maggior parte di questi ragazzi studia e quindi è veramente molto molto difficile. In più c'è una domanda che noi facciamo alla Regione: sono arrivati 1 miliardo e 257 milioni di euro per la programmazione 2021-2027. Come mai non si è investito un solo euro per l'efficientamento delle piscine e le Naiadi?